Cari amici di Organum, oggi parleremo del crivello. Cosa si intende con questo termine? Osserviamo le prossime immagini. Come avete sicuramente osservato, le canne sono infilate, per così dire, in un sostegno ligneo forato, adeguatamente a seconda dei diametri, perché le canne stesse si possono reggere in posizione eretta e appoggiare il piede sul sommiere. Questo sostegno prende appunto il nome di crivello. Il crivello è spesso costruito di legno dagli organari, ad esempio toscani, già nel XVI secolo e dai veneti nel 700-800. In Italia settentrionale, durante i secoli XVI e XVII, si usava frequentemente il cuoio, mentre la scuola lombarda 700-800esca usava anche il cartone. Ovviamente, materiale di questo tipo è facilmente deteriorabile. Quando non regge più le canne, queste si addossano le une sulle altre, con danni al piede e ovviamente alla cordatura. Nelle epoche più antiche, ma anche nel secolo XIX, le bocche delle canne si trovavano generalmente sotto il crivello, nell'organaria ad esempio bolognese e toscana. Le bocche sono spesso poste sopra il crivello, invece nella scuola veneziana e lombarda, anche se Callido però fa parlare la voce umana sotto il crivello. Altri sostegni alle canne sono rappresentati da un aggancio sul retro della stessa, come potete vedere nelle prossime immagini.